Ben ritrovati sul canale 216 del Digitale Terrestre con la tua TV, io sono Roberta Mancini e questo è il tuo TG Puglia. Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, ha annunciato l'assegnazione di un aeromobile Airbus A321 alla sua base di Bari e il lancio di 8 nuove rotte dall'aeroporto di Bari. Nuove opportunità di viaggio quindi verso destinazioni internazionali come Tel Aviv, Abu Dhabi, Londra e Basilea, isole come Corfù e Mykonos, nonché mercati nazionali come Milano Linate e Treviso. Le nuove rotte partiranno dal 1 luglio prossimo. L'associazione I Fiori Blu ha donato alla biblioteca del Policlinico Riuniti di Foggia i 20 volumi candidati all'edizione 2021 del Premio Letterario Nazionale, destinati al prestito ai pazienti e al personale del Policlinico di Foggia. Iniziative come questa, ha dichiarato il commissario straordinario dottor Vitangelo Dattoli, vanno intese nel segno dell'umanizzazione delle cure e dell'attenzione alla dimensione sociale e psicologica non solo dei pazienti ma anche di tutto il personale dell'azienda impegnato a fronteggiare in prima linea l'attuale emergenza sanitaria. Siamo convinti che non esista migliore terapia della lettura, che non solo consente di viaggiare nel tempo e nello spazio ma permette di rilassarsi, conoscere, emozionarsi e vivere più vite entrando nei mondi e nelle storie raccontati sulla carta, ha dichiarato Alessandra Benvenuto, direttrice artistica del premio letterario I Fiori Blu. Protesta di diversi medici di medicina generale a Foggia. Ogni mattina devono recarsi alla ASL e fare la fila per ottenere le confezioni di vaccino da somministrare ai propri pazienti. Si lamentano in quanto le attese sono molto lunghe e le confezioni di Pfizer distribuite sono molto poche. Le immagini che vedrete sono state girate con un telefonino da uno di questi medici. Questi non sono i pazienti che stanno facendo la fila per fare il vaccino, ma sono i medici che stanno cercando di avere le dosi per poter poi in seguito fare i vaccini ai propri pazienti. L'assessora regionale al welfare Rosa Barone ha chiesto agli uffici regionali di dare l'avvio all'iter per l'istituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, un organismo che ha gli stessi obiettivi di quello nazionale con cui è stata ratificata la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. Compiti dell'osservatorio regionale saranno l'attuazione della Convenzione ONU, la promozione della raccolta dei dati statistici sulla condizione delle persone con disabilità, la verifica dello stato dell'arte e delle politiche regionali in materia di disabilità e la promozione della realizzazione di studi e ricerche. Nel piccolo borgo Dauno di Candela, gli studenti dell'Istituto Tecnico Giannone Masi sono alle prese con la realizzazione di un cortometraggio su una delle pagine più drammatiche della storia locale, l'eccidio di contadini avvenuto nel settembre del 1902. Scopriamo qualcosa in più nel servizio di Germana Zappatore. Fucilazioni di massa, eccidi impuniti e assassini che ricevono l'encomio. È il mezzogiorno dei primi del Novecento, quello bagnato dal sangue dei contadini che chiedono condizioni di lavoro dignitose. E l'8 settembre del 1902 anche il piccolo borgo Dauno di Candela fa i conti con il suo bollettino di guerra. 8 morti, molti feriti e 181 lavoratori arrestati. Una pagina dolorosa che oggi rivive in un cortometraggio ideato e girato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Giannone Masi. I ragazzi sono stati entusiasti di poter cimentarsi in questo nuovo progetto, in questa nuova esperienza, perché per loro insomma il mondo del cinema o la possibilità di poter collaborare con dei professionisti è qualcosa di veramente entusiasmante. Infatti sono stati tutti entusiasti, hanno aderito e partecipato con passione, con impegno, e garantisco che ha richiesto tanto impegno a tutti i ragazzi dell'intero istituto, della sede centrale, della sede staccata. È stato veramente un progetto collettivo in cui i ragazzi si sono cimentati in tutte le fasi della produzione, dalla sceneggiatura alla ricerca delle location, alle scenografie, alla recitazione, infatti sono tutti i nostri attori, fino alla produzione, a tutto quello insomma che sta dietro il mondo del cinema. Quindi hanno veramente realizzato un lavoro da professionisti. L'8 settembre del 1902 i contadini candelesi iscritti alla Lega di Resistenza si astengono dal lavoro. Dopo l'aumento salariale ottenuto qualche mese prima, ora chiedono agli agrari di sostituire i contratti annuali con quelli a giornata. Lo sciopero pacifico degenera quando arrivano da fuori paese lavoratori reclutati a buon mercato per sostituire gli scioperanti.
Lo scontro è inevitabile e nel trambusto il brigadiere dei carabinieri viene ferito. Fugge e lascia dietro di sé una scia di sangue innocente, sparando a chiunque incontri sulla sua strada. Alla fine più di 30 contadini andarono in carcere e il brigadiere ricevette encomio e solidarietà dall'allora ministro dell'interno Giovanni Giolitti. Nei mesi successivi il copione andò in scena nel resto del Mezzogiorno. Per me è giusto ricordare l'eccidio di Candela con le nuove generazioni attraverso un progetto scolastico, perché comunque questo tratto di storia italiano va raccontato e va tramandato alle nuove generazioni. La cooperativa sociale Alter Eco ha rinnovato la convenzione con il Tribunale di Foggia per l'impiego dei terreni confiscati alla mafia di Terraut e Michele Cianci. I terreni saranno utilizzati per fornire attività educative ed inserimento lavorativo, trasformando i luoghi simbolo del potere mafioso in avamposti di legalità, di economia sostenibile, di lavoro regolare e di sviluppo di antimafia sociale. Primo passo, la riqualificazione agricola dei terreni attraverso l'impianto di vigneti, ulivi, alberi e terra da coltivare. Una nuova pista di pattinaggio per la città di Lecce. I lavori sono stati avviati nelle vicinanze dei campetti dell'antistadio, dove ci sono già alcune strutture sportive. I particolari nel servizio di Antonio Greco. A Lecce il numero di ragazzi e ragazze che pattinano cresce a vista d'occhio. Una passione per uno sport, quello del pattinaggio artistico, che regala emozioni e performance di alto livello. Le strutture tuttavia latitano e questa non è certo una notizia. Ma ora il Comune di Lecce ha deciso di dare una svolta per venire incontro alle associazioni sportive che hanno chiesto a gran voce di disporre di un impianto coperto ad hoc per la loro attività. In questi giorni sono stati infatti avviati i lavori per la realizzazione della pista di pattinaggio indoor nel polo sportivo di Viale Giovanni Paolo II, i campetti minori dell'antistadio. Il progetto prevede la realizzazione di un palazzetto sportivo dedicato al pattinaggio artistico a rotelle e all'hockey a rotelle. La nuova pista indoor sarà conforme nelle dimensioni e nelle dotazioni alle normative che regolano le competizioni di livello regionale e potrà dunque essere utilizzata per gare ufficiali e allenamenti. L'assessore allo sport Paolo Foresio gongola: proseguiamo nella riqualificazione del polo di Viale Giovanni Paolo II, rimasto per anni nell'abbandono e nell'incuria. Presto appalteremo anche i lavori del playground di basket e della pista di pattinaggio all'aperto, spazi che saranno destinati non solo alle associazioni organizzate, ma anche agli appassionati che vogliono usarli liberamente. Un passo alla volta dunque, i campetti dell'antistadio diventeranno un vero centro sportivo polifunzionale. La speranza, aggiungiamo noi, è che anche l'area dei parcheggi dello stadio di Via del Mare, lasciata nel più assoluto degrado, possa riacquisire un minimo di decoro. Con una dotazione finanziaria pari a più di 10 milioni di euro, la Regione Puglia permetterà a migliaia di ragazzi a basso reddito di ricevere gratuitamente libri di testo e sussidi didattici per il prossimo anno scolastico 2021-2022. È stata attivata la procedura online per la presentazione delle domande rivolte alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e sussidi didattici dedicata agli studenti delle istituzioni secondarie di secondo grado statali e paritarie. Per ricevere il nucleo familiare dello studente richiedente dovrà avere un ISEE inferiore o pari a 10.632 euro e sarà possibile presentare la propria istanza dalle ore 12 del 17 maggio e fino alle ore 14 del 20 luglio, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo anno scolastico 2021-2022. Ci spostiamo in provincia di Brindisi. Alla Selva di Fasano, una delle aree boscate più belle della zona, sono cominciati i lavori di bonifica della zona, ridotta da qualche tempo al ricovero di auto distrutte e abbandonate. Tutela dell'ambiente e valorizzazione del territorio. A Fasano, nei giorni scorsi, è stata avviata un'opera di bonifica all'interno di uno dei tratti di maggior pregio naturalistico del comune del nord brindisino. Quello che un tempo era un cimitero di auto rubate, ora diventerà un nuovo percorso turistico, che dalla collina Silvana conduce attraverso il sentiero della Gravina del Buco alle porte di Fasano. Le carcasse dei mezzi abbandonati, oltre a violentare il paesaggio dal punto di vista naturalistico, compromettendone le bellezze, hanno inquinato l'ambiente e impedito a tantissimi frequentatori della zona di godere dell'area in sicurezza. Presente all'avvio dei lavori il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria. Sì, l'idea è quella di valorizzare questo tratto, un tratto molto suggestivo, un percorso naturalistico che è già utilizzato da molti podisti e da molti ciclisti che partendo da Fasano raggiunge la selva, sono circa 4 chilometri e l'intenzione dell'amministrazione, così come è avvenuto per la Gravina di San Donato e per l'Orto Botanico, è quello di valorizzarlo mediante
il posizionamento di una segnaletica che indichi il percorso a partire da Fasano e anche il posizionamento di panchine, quindi attrezzarlo come un vero e proprio percorso ciclo pedonale. Queste auto, come potete vedere dalle immagini, sono qui da decenni e quindi ci è sembrato giusto, proprio per l'attività molto come dire, sentita dalla nostra amministrazione di tutela dell'ambiente, di intervenire dopo decenni. Il percorso, lungo circa 4 km, si snoda attraverso un sentiero che tra gli alberi del bosco sale fino alla selva, un polmone verde che l'amministrazione così intende arricchirlo con panchine e attrezzarlo con apposita segnaletica, in modo tale che possa essere censito e mappato per finalità turistiche. Presente all'iniziativa anche l'assessore all'ecologia Gianluca Cisternino. Questa operazione sarà ripetuta, sperando insomma che finisca e che non ci siano altri siti da bonificare come questo, utilizzando i fondi delle multe che andremo a fare ai cittadini che, diciamo, non rispettano le regole. Ed è tutto per questa edizione del tuo TG Puglia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata con i nostri programmi, non andate via perché subito dopo la pubblicità andrà in onda 5 minuti con Paolo Monaco, insegnante della scuola primaria Marcelline di Foggia.